tutti, guerrieri e guerriere Sailor, sono Ferdinand e sono qui, ritornato oggi con un altro video a tema Sailor. Pillole Sailor che dopo tanti secoli non ero riuscito a fare. Domani ci saranno forse due video, uno che riguarda Conosciamo Firenze, un vlog, e un altro è le mie città preferite. Oggi con Pillole Sailor concludo un altro personaggio secondario che è legato ai due personaggi secondari che avevo detto nelle altri video delle Pillole Sailor che troverete qui nelle info, ma soprattutto nelle playlist. Sto parlando dei fratelli Furuata, Motoki e Onazuki. Questo terzo personaggio è collegato a loro, ma soprattutto a Motoki. Infatti sto parlando di Reika Nishimura, che appunto è la fidanzata di Motoki sia nel manga, sia in Crystal e sia nell'anime degli anni 90. Nell'anime degli anni 90 Nishimura Reika viene attaccata da Dark Kingdom perché ha, ora non mi ricordo in originale come si diceva, i famosi sette cristalli, quelli che formano, non so che cosa formano, il cristallo d'argento illusorio. Io sto parlando dell'anime della prima serie degli anni 90, perché nel manga non è così. Solo nell'anime degli anni 90 c'erano questi sette mostri, creature dormienti all'interno di sette esseri umani, che appunto il Dark Kingdom voleva questi frammenti di cristalli per completare tutte e sette, che alla fine compare il cristallo d'argento illusorio. Io sto parlando dell'anime degli anni 90. Io voglio specificare sempre, perché a volte sembra che io non mi faccio capire quello che dico. E dice che Reika è una delle vittime. Reika torna nell'anime degli anni 90 nel secondo episodio di Sailor Moon Super S. Ce l'ho visto l'altro giorno, ecco perché ve lo dico. Reika deve partire per gli Stati Uniti d'America per continuare i suoi studi. In questo episodio, dove viene attaccata da Tiger Eyes, Reika vuole interrompere, non si sa, c'è una specie di incomprensione tra lei e Motoki. Motoki è arrabbiato, forse perché deve partire per gli Stati Uniti d'America, ma non si sa se lui la voleva lasciare, perché ora non mi ricordo. Reika qui vediamo che ama andare a cavallo, a fare, non so, le corse con i cavalli. Infatti Tiger Eyes si traveste per il suo specchio dei sogni proprio per questo motivo, ma viene salvata dalle Sailor, ovviamente da Sailor Chibi Moon, Pegasus, eccetera eccetera. Questa è la sua versione, quella che abbiamo visto sempre negli anni 90. Reika, ripeto, il cognome Nishimura, nel manga compare nel terzo arco, perché insieme a Motoki, ovviamente, quando l'istituto Mugen sta per, cioè, Faraone 19, penso, o Mistress Nine, si stanno risvegliando. Vediamo lei e Motoki nella metropolitana, fuori alla zona dell'istituto Mugen, parlare e di avere un brutto presentimento quanto passa per l'istituto Mugen. Noi abbiamo, nel manga in Crystal scopriamo che Reika Nishimura è un'amica di Setsuna Mayu, alias Sailor Pluto. Vanno nella stessa università, quella di fisica, e quindi nel manga ho fatto solo delle piccole comparse nell'acte dedicato a Sailor Pluto, in Crystal ma anche nel manga, e poi penso farà delle comparse nel manga.
delle piccole comparse, due o tre volte, poi non lo so che cosa succede. Qui abbiamo scoperto che Reika conosce Setsuna perché frequentano lo stesso corso di studi, penso, la stessa università, roba del genere. Abbiamo visto anche Reika insieme a Setsuna al computer lavorare per l'università. Allora, queste sono praticamente le comparse di Reika in Crystal manga e anime anni 90. Io sono un po' di... secondo il mio parere personale, non doveva... Motoki, la sorella Unazuki e Reika non dovevano fare queste piccole comparse, ma noi sappiamo che sono personaggi secondari, quindi è ovvio che devono fare così poche apparizioni. Però mi avrebbe fatto piacere, anche nell'anime degli anni 90, scoprire un po' del passato di questi tre personaggi: Motoki, Unazuki Furuata, Motoki è, è il fratello maggiore, penso, di Unazuki, e Reika Nishimura. Unazuki è la sorella di Moran, per farvi capire, perché alcuni dicono non sanno i nomi giapponesi, purtroppo. Moran alias e sarebbe Mediaset l'ha trasformato da Motoki a Moran, il ragazzo della sala giochi, per farci capire. Unazuki è la sorella, che l'abbiamo vista anche in Sailor Moon S, in Sailor Moon Super S, la cameriera, quella che a volte anche Kaion Milite, in Sailor Moon S è vittima anche Unazuki. Reika la potete vedere nel secondo episodio di Sailor Moon S, Super S, che va a cavallo, è la fidanzata, e in Crystal nel terzo arco, quando Surai Gulp trasmetterà la terza serie a metà aprile, la potete vedere. Io non ho capito un'altra cosa: sapete che Mediaset era famosa per questi cambi e nomi italianizzati, come mai Reika è rimasto stranamente Reika? Perché non l'avrei mai aspettato che Mediaset lasciasse Reika come nome ai tempi che fu, perché nell'episodio che ho visto, nel secondo episodio, cioè proprio la chiamano Reika con il nome originale. Forse non hanno trovato un nome simile. Ecco perché l'hanno lasciato Reika. L'unica cosa che mi consola, farla rimanere con il nome Reika. Forse avessero fatto con tutti i personaggi. Beh, e poi giustamente i bambini all'epoca non capivamo, noi bambini, la generazione anni 80 e anni 90, non capivamo i nomi giapponesi, quindi per noi era troppo difficile dire Motoki, Unazuki, Nako, Makoto, Rei, Ami, Usagi, Chibiusa, Mamoru, Haruka, Setsuna, Otaru, Michuru, no, non mi ricordo come, io mi confondo sempre la pronuncia, se non metto Michuru. Vabbè, non so, di Reika penso che avrò detto tutto. Noi torneremo con Pillole Sailor Moon il prossimo giovedì, perché c'è la rubrica della Walt Disney tra due settimane. Parleremo di un altri personaggi secondari, perché ci sono rimasti ancora personaggi secondari terrestri. Alcuni compaiono solo nel manga e dovrebbero comparire in Crystal, e altri compaiono entrambi, anime anni 90 e anime Crystal e manga. Poi vedremo piano piano. E poi, per la gioia di un mio iscritto che si chiama Ruben, ovviamente non è il suo canale, si chiama così, io lo conosco anche da Facebook, non si chiama Rubeus, per la privacy lo chiamerò come il suo nome di cavallo, suo nome del canale, volevo dire. Oggi stamattina sono di fuori e inizieremo a analizzare in pillole Sailor
anche i nemici dei 5 archi, più quelli dei 3 film degli anni 90 e quelli dei cortometraggi. Quindi avremo pillole, se non ne avremo. Ovviamente analizzeremo ogni giovedì in futuro ogni personaggio nemico singolare, non dico come gruppo, ma proprio come personaggio. Bene, io mi smetto qui e smetto di parlare. Nell'info box, ho visto se era tanto, invece 10 minuti siamo bene. Nell'info box troverete tutti i miei contatti, da Facebook a Telegram, Snapchat, eccetera eccetera. Quindi nell'info box troverete anche i canali dei ragazzi del Sailor Team. Io chiedo scusa se voi vedete quando io registro qui dei movimenti. Purtroppo non avendo una base devo usare il bastone e quindi devo avere una mano, quindi faccio il cambio perché è stancante avere il così, quindi fanno il cambio. Io volevo dire, non so se domani sera registrerò un nuovo vlog, ma anche una challenge. Non posso dirvi che challenge è, una nuova challenge, però io penso che dovrei registrare questa challenge, penso. Per adesso non mi hanno detto nulla, quindi questo silenzio significa mi confermano che la challenge dovrebbe essere registrata. Domani poi vedrete voi questo mini vlog per Conosciamo Firenze, mini vlog, diciamo è un vlog mini, più quest'altro video che doveva comparire martedì insieme a Anime Commentary Cross Engine, le mie città preferite. Parleremo, ve lo anticipo, delle mie città preferite, della capitale di una città europea del nord Europa. Io sono amante dei paesi nordici. Reykjavik, la capitale dell'Islanda. Ora non so se si pronuncia così, io mi devo informarmi adesso con le pronunce. Io non sono mai riuscito a capire come si pronuncia la capitale dell'Islanda. Non so se domani questo secondo video c'è o non c'è, però io penso che ci dovrebbe essere. Se voi vedrete un video significa che non, le mie città preferite ritorneranno la prossima settimana. Bene, guerriere Sailor, ho parlato un po' troppo. Noi ci vediamo domani con Conosciamo Firenze, che è rubrica, mix tra rubrica e vlog. Come ho detto e anticipato, Conosciamo Firenze è una rubrica che mista tra rubrica così a chiacchiericcia, ma anche vlog. Spero che vi piaccia. Ciao ciao!